Ragazzi, sono Marta Suvi e benvenuti su Barbie Review, la rubrica di recensioni di Screen Week rigorosamente senza spoiler. Se siete indecisi su cosa andare a vedere al cinema, tranquilli, ci pensiamo noi di Screen Week. E oggi vi parlerò di un film che è una saga cinematografica, quasi da altri tempi. E sto parlando di Horizon, An American Saga, capitolo 1, di... con e scritto e diretto da Kevin Costner. Qualcuno di voi aveva intenzione di andarlo a vedere? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Prima di farlo però non dimenticate di cliccare sulla campanella qui sotto, così da attivare le notifiche e non perdervi nessuno dei prossimi video di Screen Week. Inoltre, se amate le rubriche di Screen Week, sappiate che sono disponibili in tanti formati diversi, come per esempio il formato podcast, e ci trovate su Spotify, trovate tutti i link qui sotto. Inoltre, per rimanere sempre aggiornati sulle novità più scoppiettanti del mondo del cinema, allora c'è Instagram e TikTok. Ma iniziamo subito a parlare di Horizon. Il film è diviso in capitoli e ogni capitolo racconta differenti storie di coloni statunitensi. L'unico punto in comune è la città di Horizon, una terra promessa in un certo senso. Il film si concentra su tutte le varie difficoltà personali e globali per quanto riguarda la creazione dello Stato americano. Come andrà a finire? Non lo sapremo dopo il primo capitolo. Ma iniziamo a parlare un pochino più nel dettaglio del film. Horizon è letteralmente la concretizzazione del sogno di Kevin Costner. L'attore infatti ha ipotecato la casa e il ranch, tutto per realizzare questo film che sognava da tanto tempo. Il film è totalmente una sua creazione, è stato scritto, diretto, interpretato da lui, prodotto e sta coprendo anche la campagna di marketing. Il film complessivamente dovrebbe avere 4 capitoli, ognuno di circa 3 ore. E ci troviamo davanti a un film western che più che concentrarsi su una situazione politica o action, ci si concentra principalmente sulle piccole vite e la quotidianità dei coloni statunitensi dell'epoca. Il film ha delle ambientazioni bellissime, ma allo stesso tempo è un po' disorientante. Il primo capitolo sembra più un'introduzione di tutti i personaggi più che l'inizio di una vera e propria storia. Nonostante la durata, il film non sembra riuscire veramente ad approfondire ogni personaggio, nemmeno a farcelo conoscere o fargli fare un'evoluzione. La narrazione a episodi è interessante per far capire la globalità del tutto, ma allo stesso tempo un po' disorientante, soprattutto quando si passa da una narrazione all'altra. Tanti personaggi di cui effettivamente è difficile capire chi siano e quale sia il loro obiettivo. Il film ha una narrazione western molto tradizionale e anche un pochino rassicurante. Quindi se questo rientra nei vostri gusti, allora potrebbe essere il film perfetto per la vostra serata. Altrimenti il film ha una narrazione un pochino troppo classica, secondo me, per riuscire a parlare alle nuove generazioni. Con un tono che ogni tanto vuole essere comico, ma ogni tanto, secondo me, fa il passo più lungo della gamba. E ci troviamo davanti a situazioni inutilmente divertenti e non si capisce bene quale sia il tono del film. Però voi cosa ne pensate di Horizon? Vi piace invece proprio per la sua classicità? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Prima di farlo non dimenticate di seguire Screen Week su tutti i suoi social. E per rimanere aggiornati su tutte le news del mondo del cinema e delle serie TV, seguite Screen Week su www.screenweek.it. Io sono Barbie Xanax e se avete ancora voglia di sentirmi parlare di cinema, ci vediamo sul mio canale, ovvero Barbie Xanax. Grazie mille per essere stati con me. Ciao!